Davide Matteini, cominciamo dall'inizio, da quel debutto nel 1999 con l'Empoli. Cosa ricordi? Ah, ricordo bei ricordi, dai, diciamo. Un Empoli-Siena, un derby. Mi ero allenato tutta la settimana con la prima squadra, con l'allenatore Silvio Baldini. E durante la settimana, mentre si era in palestra, mi disse: "Vedi che domenica vieni in panchina, quindi stai pronto." E fu un'emozione grandissima, ecco, per un ragazzo che aveva fatto tutte le giovanili nell'Empoli. Andai in panchina, sul risultato di 2-0 il mister mi chiamò e fu, diciamo, un colpo al cuore, ecco. Esordire in Serie B a 17 anni, era una cosa importante per un ragazzo come me, ecco. Da quel momento in poi è iniziata la tua carriera professionistica. Ripensando a quel Matteini, che cosa è rimasto? Ma è rimasto poco perché quel Matteini era molto più istintivo del Matteini di adesso. Ero un folle, ecco, diciamo, fra parentesi, un folle buono, un pazzo buono, che cosa gli passava per la testa faceva. Però non sono mai stato un cattivo ragazzo e né un presuntuoso, ecco. Sono andato sempre d'accordo con tutti e mi sono sempre trovato bene in qualsiasi posto dove sono stato. Di quel ragazzo, diciamo, a parte l'istinto che ne è rimasto ancora un pochino, però è rimasta sempre la persona che sono. Una bravissima persona e un ragazzo, come ho già detto, che dove va si fa ben volere da tutti, ecco. A parte l'anno scorso a Rimini, che è stata un'annata un anno e mezzo un po' particolare, non ho, diciamo, lasciato un bel ricordo tra la gente, ecco. Era il 2006, Moggi diceva Matteini è uno dei più grandi talenti del calcio Oh, italiano. avete sbagliato. No, mi fa piacere, solamente ho sfruttato quello che potevo sfruttare, ho avuto, diciamo, la fortuna di giocare in squadre importanti. Io sono un giocatore normale, un giocatore che ha sfruttato i momenti. Potevo avere più fortuna, ma anche meno fortuna. Cioè, diciamo, mettendola sulla bilancia, penso di aver avuto quello che meritavo. 12 anni fa iniziava la tua carriera professionistica, il più grande rammarico che hai? Penso essere andato via da Parma, dovevo avere forse un po' più di pazienza, capire cosa perdevo e cosa non andavo a trovare, perché poi sono andato a Rimini con tutto rispetto per la città, per la gente, però è un posto dove si va al mare a Rimini, non si fa a calcio. E penso che il mio più grande rammarico è stato quello. Perché sei andato via da Parma? Sono andato via da Parma perché quando il Parma retrocesse dalla Serie A alla Serie B, io ero andato a Vicenza e avevo fatto anche discretamente bene perché avevo fatto 6 mesi, 5 gol, mi ero trovato da Dio con la gente, con l'allenatore. A giugno io sono ritornato a Parma in Serie B e il destino vuole che allenatore sia Gigi Cagni, che io ho avuto a Empoli dove ho fatto 30 partite, 33 partite in Serie A, 4 gol. Quindi pensi che con un allenatore del genere, dici, magari ho la possibilità di rilanciarmi in una piazza importante, vincere il campionato e chissà poi continuare a star qua. Invece Gigi Cagni fu una persona secondo me corretta perché mi disse subito: "Guarda Davide, la società ha puntato su altri giocatori. Se hai altre possibilità di andare a giocare, vai. Il destino vuole che la preparazione la faccio bene, Gigi Cagni vuole un esterno e la società vuole un esterno e Gigi Cagni dice che devo restare io." Quando c'avevo l'Empoli che mi rivoleva a tutti i costi, forse anche lì se fossi tornato a Empoli adesso il mio destino sarebbe diverso.
sono rimasto lì 6 mesi, Gigi Cagni viene esonerato dopo 7 partite, arriva Guidolin, grande allenatore, gioco pochissimo, a gennaio mi viene offerto un contratto a Rimini di 4 anni e mezzo, una società che tra le più serie della Serie B, mi viene offerto un contratto di 4 anni e mezzo in comproprietà con il Palermo. Io a Parma avevo 2 anni e mezzo a più soldi di quello che sono andato a prendere a Rimini, però se facevo la differenza andavo a guadagnare tanti soldi. Mi sono fatto prendere un po' dall'avidità e dai soldi, perché nel calcio succede anche questo. Magari non ho pensato, come ti dicevo prima, a cosa andavo a perdere, perché Parma penso sia una delle più belle realtà del calcio italiano, come organizzazione, come strutture e come storia anche, perché è una società che ha sfiorato lo scudetto, ha vinto Coppa UEFA, Coppa Italia, ci sono passati giocatori straimportanti, quindi come ho già detto sapevo cosa andavo a perdere, ma sapevo cosa non trovavo, ecco. Penso che il rammarico più grande è stato quello, poi ho avuto una sfortuna di retrocedere con il Rimini subito dopo 3 mesi, mi sono infortunato le ultime giornate di campionato, sono retrocesso, ho fatto un anno di Serie C lì e poi Rimini ha chiuso e io ho perso 3 anni di contratto a tantissimi soldi che in Serie C non esistono, penso, quei soldi lì che guadagnavo io. Quindi. Cagni, Guidolin, anche Di Carlo, insomma, sì, sì. Tanti allenatori, tantissimi, chi ti ha lasciato di più? Ma io devo tanto a tutti, cioè, perché da ognuno ho imparato tanto, mi hanno insegnato tantissimo. Somma, che per me rimane un grande allenatore, lo stesso Gigi Cagni, Renzo Olivieri, per chi non se lo ricorda, però l'ho avuto, Gregucci. Però penso il più preparato, penso quasi a livelli suoi ci può essere dietro Somma, perché lasciamo perdere quello che ha fatto qua per tutte le problematiche che abbiamo avuto, però penso Guidolin, l'allenatore in assoluto più preparato e più che sa mettere la squadra meglio in campo. Anche se non ha tanto rapporto con i giocatori, l'unica cosa che non riesco a capire è quella. Non ha un gran rapporto con i giocatori, però quando ti mette in campo bene. Si sta vedendo adesso cosa sta facendo con l'Udinese, sta ammazzando tutti. Quindi penso il più preparato sia stato lui. Matteini in campo è tenace, ha un grande carattere. Nello spogliatoio? Ma io sono uno che cerca di andare d'accordo con tutti, non mi piace, diciamo, trovare qualche attrito con qualche compagno o qualcosa del genere, però poi se alla fine lo devo trovare lo trovo, però sono uno che, diciamo, da buon toscano, che cerca di fare il bene, ecco, non di mettere zizzagna o trovare qualche strategia per potersi fare malvolere dentro lo spogliatoio. Ecco. Sempre d'accordo con tutti gli allenatori e tutti i compagni di squadra? Oppure no, ci racconti qualcosa? No. Nel calcio, cioè, partendo da un presupposto che nel calcio non esistano amici, secondo il mio punto di vista, esistono compagni e colleghi, io le chiamo, perché non credo nell'amicizia che esiste nel calcio, a meno che tu non giochi con un giocatore per 5, 6, 7 anni e ti ci frequenti dalla mattina alla sera, o altrimenti se hai giocato con un anno con un compagno, poi alla fine questa amicizia va a perdersi. Nella mia carriera sono stati più gli attriti che ho avuto con allenatori e compagni che, diciamo, i buoni rapporti, perché non sono uno che quando ha da tenersi qualcosa dentro se lo tiene o magari fa finta di andare d'accordo con te solamente per farsi ben volere, ecco. Se una persona non mi piace si capisce subito, ecco. Non sono uno che
che fa di tutto per far sì che le cose vadino come devono andare. Se non devono andare, non vanno. E nella mia carriera penso di aver avuto più contrasti con giocatori e allenatori che buoni rapporti. Fino a qualche anno fa giocavi in Serie A, ti rivediamo a Cosenza in Serie C. Ti ho detto, sono state sbagliate le scelte, però io penso di essere un giocatore come tanti altri, come ce n'è tantissimi in Serie C, in Serie B e anche in Serie A. Ho sfruttato quello che potevo sfruttare, il calcio ti dà e il calcio ti leva anche. Quindi, sto ripartendo da Cosenza, speriamo, penso di avere ancora 3-4 anni buoni da poter dare qualcosa al calcio e a me stesso. Speriamo già da un altro anno di poter assaporare qualcosa di diverso, ecco. Perché quest'anno con tanti problemi che ci sono stati qua, diciamo, non è stato un anno vissuto al 100%, in tutti i sensi, sia come a livello di vita, perché quando vai a casa sei sempre arrabbiato, perché magari vedi che tante cose non vanno, e quindi non è stato un anno vissuto bene, ecco. Cos'è che non ti va giù di questo calcio? Quest'anno, credimi, per mia fortuna ho avuto la possibilità di giocare in squadre abbastanza importanti, quindi ho conosciuto anche giocatori importanti, presidenti importanti e allenatori importanti. Di questo calcio non mi va giù che adesso non c'è più. Prima, quando andavi in Serie C, trovavi ancora qualche giocatore. Adesso il livello si sta abbassando ancora di più. Troppe cose losche, cose non chiare. Non c'è, in questa categoria si sta perdendo la chiarezza. Sta diventando, diciamo, uno schifo, ecco, scusate la parola, però non è più calcio, non sta diventando più calcio. Spero che, diciamo, gli enti come l'AIC, Macalli e via dicendo possano risistemare un attimo la situazione, perché più si va avanti e più che il calcio sparirà in queste categorie, o almeno così lo penso io, ecco, poi non, questo è un mio parere. Dalla Serie A fino alla categoria inferiori le società stanno cercando di abbassare, diciamo, si parla molto di questo tetto dei salari dei calciatori. Tu che sei un calciatore, secondo te questo può risolvere i problemi delle società? È solo un problema di ingaggi? Ma io penso che se una società vuole un giocatore gli dà quello che vuole. È che se non lo vuole che cerca di tirare la corda. Però io penso da quando c'è stato il primo presidente che disse facciamo un tetto di ingaggi di tot, da lì hanno preso la palla al balzo tutti e si sta ridimensionando tantissimo il calcio, ecco. Perché prima si regalava i soldi a destra e a sinistra, quindi da una parte è anche diciamo, è meglio, ecco, per i presidenti, per le società, perché se una società può spendere 10 e spende 50, poi alla fine muore. Io sono stato a Empoli, che è una società, penso, non seria di più, sanno il fatto suo e sanno che se non possono dare 1.000 lire a un giocatore non glielo danno. Io penso che con la mentalità dell'Empoli tante squadre, tante società, tanti presidenti non sarebbero in questa situazione che sono adesso. Perché adesso si cerca di sperperare o magari anche di buttare via soldi inutilmente. Bisogna cambiare un po' il sistema, ecco. Gente più seria e più affidabile all'interno del calcio. Parli di un sistema diverso. Si parla nella prossima stagione di una Serie C unica. Può essere anche questo un qualcosa? Ma questo non lo so. Però io penso che anche
anche con la divisione dei campionati come è stato fatto qualche anno fa, ci siano stati dei disagi importanti perché quando c'era il campionato del sud e quello del nord le spese potevano essere anche ridotte perché il viaggio in pullman anziché in aereo, la trasferta più vicina, quindi è stato anche un fallimento perché quando il Cosenza deve andare a giocare a Pisa, deve andare a giocare a Foligno, sono sempre trasferte lunghe e dispendiose, quindi è stato un po' un errore. Ora non lo so con questa Serie C unica quante squadre ci saranno, quante ne moriranno, perché sicuramente anche quest'anno tantissime squadre falliranno e chi lascerà perché non può più portare avanti la propria azienda, forse sarà anche un bene. Hai mai pensato ad un'esperienza all'estero? Ci ho pensato e mi sarebbe anche piaciuto, ti dico la verità. Quest'anno ho avuto l'opportunità e ci sono andato molto vicino, che avevo già quasi il contratto in mano con il CSKA di Sofia in Bulgaria e ti dico la verità, ci sarei andato volentieri. Volentieri per fare un'esperienza diversa da quella che ho sempre vissuto qua in Italia, per conoscere un calcio diverso, una cultura diversa, diversa. Mi sarebbe piaciuto, però è sfumato e niente, sono venuto a Cosenza. E si riparte da qua, magari poi nei prossimi anni ci sarà la possibilità, ecco, non lo so. Tu il sud lo conoscevi già, perché sei stato anche a Crotone. Per un toscano sicuramente ci si trova più a proprio agio Ma al per un sud. toscano di Livorno come me forse sì, se prendi uno di Siena forse il passaggio è un po' burrascoso, ecco, non è un passaggio semplice. No, io sono stato a Crotone, sono stato a Palermo, sono stato anche a Pescara, che si può considerare del sud, però sono città molto simili che assomigliano molto a Livorno. Livorno è una città del nord, è una città in Toscana, però è una città di porto, una città molto del sud, ecco, si vive con la mentalità del sud. È un po' una Napoli del nord, Livorno. Quindi per me venire al sud non è mai stato un problema. Ho avuto dei problemi quando sono andato a Crotone, ma no per lo spostamento e basta, perché ero a Padova e sapere che dovevo riportare un altro trasloco era faticoso. Però non è mai stato un problema venire al sud per me. Chiudiamo questa intervista parlando di Cosenza. Quest'anno è stato un anno un po' particolare, tu sei rimasto, hai dimostrato comunque attaccamento anche alla stessa tifoseria, alla società. Qual è il tuo pensiero per il domani? Aspetti che insomma il Cosenza risolva i problemi societari per poi vedere? No, io sono, da un buon toscano sono molto sincero e molto diretto. Sarei contento che il Cosenza risolvesse tutti i problemi che ci sono in questo momento. Se la situazione dovesse essere e dovesse diventare una situazione positiva, una situazione in cui si può lavorare con una certa mentalità, a me piacerebbe rimanere perché mi sto trovando bene, mi sono trovato bene con la città, con tutti, con i compagni, quindi mi piacerebbe rimanere. Però se la situazione dovesse essere ancora burrascosa, non so che strade prenderò, perché quando le situazioni sono come quella che stiamo vivendo noi, non è facile allenarsi. Arrivi a casa, come dicevo prima, sempre incazzato. Io ho una famiglia, ho due bambini che vedo 3 volte al mese perché stanno a Pisa loro, che quest'anno non sono venuti. Quindi se la cosa dovesse migliorare e fare un progetto serio, sono il primo a firmare. Però se la cosa dovesse peggiorare o rimanere così, non so che strade prenderò perché, soprattutto perché si lavora male in tutto quando c'è questa situazione. E poi anche per la mia famiglia, che se ci fosse un'altra situazione l'avrei già portato giù. Con questa situazione è difficile, ecco, anche per loro sapere che oggi ci sei, domani non si sa. Quindi
e io magari con due bambini e una moglie a carico non posso magari sapere che oggi ci sono e domani non ci sono. A 29 anni, quasi 29 anni, e vorrei anche delle certezze perché non sono più un ragazzino che dove lo prendi lo sposti. Battuta davvero finale. Toscano, diretto, ci dici chi ti ha deluso di più in questa stagione e nel calcio in generale? Ma dici del Cosenza o del... Del Ma Cosenza e del calcio in generale, di quella che è stata la tua carriera. ci sono tante persone che mi hanno deluso, tante persone che non hanno creduto in me, tante persone che magari mi hanno detto stai tranquillo che appena trovo squadra ti porto con me e poi magari mi inventavano qualsiasi scusa. Il calcio è un magna magna generale e vanno avanti chi ci sa stare in questo posto, in questo mestiere qua, perché vediamo Baldini, io lo stimo tantissimo e per me è una persona eccezionale, è uno dei pochi personaggi onesti che ci sono nel calcio. Però lui evidentemente per la sua schiettezza e per la sua, diciamo, sincerità nel calcio è visto come un folle, un pazzo. E invece penso che nel calcio adesso come adesso vanno avanti chi ha la puzza sotto al naso e chi ha il mestiere di stare nel calcio, perché se non ci sai stare ti seguono subito oppure non ti prende più nessuno, ecco. Di quest'annata un nome, chi ti ha deluso? Ma dici del Cosenza o del... Del Cosenza, della società anche. Ditti un nome sarebbe troppo facile, ecco, perché penso questo gran caos, sappiamo tutti da chi è stato creato. Non voglio mettere in mezzo persone, però è stata un'annata sfortunata. Ancora non è finita perché possiamo ancora levarci, diciamo, fra parentesi, le penne. Però non voglio fare nomi perché sarebbe brutto fare nomi in assenza di persone. Quando le cose vanno male non è colpa, penso, di una persona, ma di tutti, a partire dal magazziniere a finire al presidente. Quindi sarebbe brutto fare un nome, ma si spera, ecco, con questa nuova società che le cose ritornino ad essere leggermente più serene.